Un saluto a tutti gli amici di androidblog.it ed agmobile.com. Siamo di nuovo qua con il Nexus 7 2013, stavolta per fare un focus sui principali browser disponibili nel market nel Google Play. Oggi testeremo Opera Classic, Firefox, Dolphin Browser, Next Browser e il preinstallato Google Chrome. Iniziamo con l'aprire Opera Classic e ci accorgiamo subito come l'interfaccia non sia adattata per i tablet, in quanto vediamo come la barra degli indirizzi risulti essere molto ma molto piccola rispetto a tutta l'interfaccia. Inoltre, abbiamo due barre separate, una per la ricerca su Google e una per la ricerca degli URL. Proviamo ad andare sul nostro blog, androidblog.it. Vediamo come sono i tempi di caricamento. Ecco che sta terminando il caricamento. Eccoci qua. La pagina risulta già essere scrollabile anche se il browser non ha finito del tutto il caricamento e vediamo come lo scrolling sia abbastanza fluido. Proviamo a fare un pinch to zoom e vediamo come il testo viene reincolonnato secondo il nostro zoom. Anche devo dire però che il pinch to zoom risulta essere non molto fluido. Ci sono abbastanza lag. Proviamo un doppio tap. Viene adattato alla colonna lo zoom. Proviamo a fare un pan abbastanza da pazzi furiosi e vediamo che il browser risulta abbastanza fluido. Non ci sono impuntamenti di sorta. Proviamo ad andare su un sito abbastanza più pesante, TheVerge.com. E vediamo come si comporta. Ecco dobbiamo dire inoltre che tutti i browser che testeremo oggi sono molto aiutati dal processore a bordo del Nexus 7, che ricordiamo essere uno Snapdragon S4 Pro, clockato a 1,5 GHz, che aiuta molto i browser a essere fluidi. Vediamo come il caricamento della pagina impieghi molto più tempo in quanto la pagina è molto pesante. Prima della prova abbiamo cancellato la cache del dispositivo, quindi non era in cache. Ecco qua, lo scrolling prima che sia caricato risulta essere più laggoso. Vediamo come si comporta con il pinch to zoom. Vedete molto ma molto i scatti. Purtroppo questa è una pagina che mette a dura prova ogni smartphone, ogni tablet. Proviamo a fare di nuovo un pinch to zoom e vediamo come il riadattamento alla colonna sia perfetto e immediato. A fare un doppio tap, lo zoom viene diciamo a una distanza media. Proviamo il nostro pan veloce. Diciamo che ci sono abbastanza lag. Bene, torniamo indietro e testiamo adesso Firefox. Vediamo come a differenza di Opera Mobile, questo browser sia l'interfaccia di questo browser sia adattata sia ai tablet che agli smartphone. Proviamo ad andare su, ce l'avevo qua sulla cronologia, su androidblog.it. Vediamo come i tempi di caricamento siano
leggermente più rapidi rispetto ad Opera Mobile. Che qua proviamo un pinch to zoom, che risulta essere, diciamo, essere molto più fluido di Opera Mobile. Però su Firefox non abbiamo il riadattamento alla colonna. Doppio tap, lo zoom si ferma a una distanza media. Proviamo a fare uno scrolling. Sono presenti sempre qualche lag, ma niente di che. Nell'uso quotidiano risulta essere molto fruibile. Vediamo come con i classici pan molto veloci ci sia qualche problema Vediamo un po' nelle opzioni che cosa è disponibile. Si può aprire un'altra scheda oppure navigare con una scheda anonima, cioè che non che tutte le informazioni, quali la cronologia e la cache, non vengono salvate nel dispositivo. Si può condividere la pagina, si può trovare una determinata parola nella pagina, si può avere la modalità desktop. Vi faccio vedere subito, andiamo su theverge.com. Ah, una cosa che vi volevo far vedere, non appena noi cerchiamo una determinata cosa, il browser ci suggerisce subito la ricerca su Google, la ricerca su Twitter, la ricerca su Wikipedia e la ricerca su eBay. Cosa molto carina. Vi faccio un esempio, per esempio cerchiamo Nexus, lo cerchiamo su Wikipedia. Attendiamo il caricamento della pagina. Ed ecco che ci riporta direttamente al sito di Wikipedia. Scusate. Torniamo alla nostra pagina di test, theverge.com. Anche qua avevamo cancellato la cache di questo browser, quindi i tempi di caricamento sono quelli reali. Ecco che la pagina si sta ultimando, ma riusciamo comunque ad effettuare uno scrolling, anche qua con qualche lag di troppo. Proviamo con il pinch to zoom, vediamo essere abbastanza fluido, decisamente più fluido di Opera Mobile. Vedete qualche problema di rendering? Doppio tap, lo zoom risulta essere molto più vicino alle scritte. Proviamo un'altra volta. Ecco, lo zoom è esattamente a livello della colonna. Torniamo indietro e proviamo Dolphin Browser. Questo qua è un browser riconosciuto per la sua fluidità. Android blog.it. Eccoci qua. Dicevo, è un browser molto famoso per la sua fluidità. Ha avuto molti download nel Play Store. Sta caricando la pagina, riusciamo già a effettuare uno scrolling. Proviamo a fare un pinch to zoom, risulta essere molto più morbido rispetto agli altri browser che abbiamo provato. Doppio tap, non reincolonna il testo, scusate, vedete? Ah, con un doppio tap reincolonna il nostro testo. Vediamo. Doppio tap. Ed ecco che il testo viene reincolonnato allo zoom. Andiamo su The Verge.
Attendiamo il caricamento della pagina. Ci mette un po', eccoci qua. Subito possibile lo scrolling senza apparenti lag. Deve essere molto fluido. Pinch to zoom. Molto fluido. Proviamo un pan. Vedete non esserci nessun problema di rendering. Doppio tap. Lo zoom. Vediamo se lo ringolona. Eccoci qua. Lo ringolona perfettamente. Interessanti opzioni di questo browser sono con uno swipe da destra verso sinistra si apre la scheda degli add-on. Che sono una sorta di opzioni aggiuntive che possono essere scaricate su questo browser. Infatti, Dolphin ha messo a disposizione un proprio market per scaricare queste cose aggiuntive. Con uno swipe da sinistra verso destra, invece, si aprono la cronologia e i segnalibri, cioè i preferiti. Torniamo indietro. Proviamo Next Browser. Questo browser è stato sviluppato dai creatori del Go Launcher, Android, blog.it. E anche questo è molto rinomato per essere molto fluido. Attendiamo il caricamento. Subito dall'inizio notiamo abbastanza problemi di lag. Eccoci che il browser ci suggerisce che con lo swipe da destra verso sinistra, anche qua ci sono gli add-on, qui li chiama estensioni, che possono essere abilitate e scaricate ulteriori, sempre da un market messo a disposizione dal browser. Proviamo il pinch to zoom, vediamo se col doppio tap lo reincolonna, eccoci qua. Diciamo che ormai la maggior parte dei browser reincolonna il testo al doppio tap. Perfetto. Proviamo un pan veloce. Vediamo che ci sono abbastanza problemi di rendering. Proviamo ad andare su The Verge. .com. Vediamo come si comporta. Eccoci come con la pagina caricata. Proviamo a effettuare un pinch to zoom, vediamo che il browser risulta essere molto fluido. Doppio tap. Proviamo a far rimpaginare il testo. Eccoci qua. Proviamo il nostro classico pan veloce. Sorprendentemente qua non ci sono neanche problemi di rendering, cose che su Android Blog erano presenti. Torniamo indietro e come ultimo proviamo il preinstallato Google Chrome, che dovrebbe essere il browser più veloce secondo Google. La pagina si sta caricando. Vediamo che attraverso notevoli aggiornamenti Google ha migliorato il proprio browser, anche se ancora c'è qualcosa da limare. Proviamo doppio tap. Ecco, qua non c'è il reincolonnamento, c'è solamente lo zoom fino alla larghezza del display. Proviamo un pan veloce, molto fluido. A destra qui ci sono le classiche opzioni di Chrome, come la nuova scheda in incognito, i preferiti, condividere la pagina, trovare una parola nel testo della pagina web e richiedere il sito in modalità desktop. Andiamo su theverge.com.
Anche qua ricordo che la cache era stata cancellata prima della videoprova. Ecco che si sta caricando. Già è possibile effettuare lo scrolling. Molto fluido, molto molto fluido. Proviamo un pan veloce, vedete, nessun lag. Perfetto, torniamo indietro. Diciamo che oggi abbiamo testato i 5 browser più scaricati del Play Store. Abbiamo assistito come secondo noi i più veloci sono Dolphin Browser e il preinstallato Google Chrome, anche se Firefox Next Browser non si comportano niente male. L'unico, diciamo, il fanalino di coda è Opera Classic, che grazie all'interfaccia non ottimizzata per i tablet e per qualche rallentamento di troppo, non può che finire in ultima posizione. Con questo ho concluso. Un saluto da Lorenzo per androidblog.it e agemobile.com.